Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. La domanda che ricevo più spesso è come scegliere una criptovaluta, quanto è valido questo progetto piuttosto che un altro, e oggi riprendo l'argomento. Ho già trattato per l'appunto questo argomento in questa stessa playlist dove stai guardando questo video e andiamo ad aggiungere un contenuto. Questa volta andiamo a vedere quali sono le domande più importanti che un utente, che anch'io mi pongo quando devo scegliere una criptovaluta. Sono 18 domande. Ovviamente la cosa migliore sempre da fare prima di addentrarsi in un acquisto o quant'altro è andare a studiare quantomeno la teoria. Poi dalla teoria si passa pian piano alla pratica. E sul mio canale trovi la playlist dalla copertina arancione che vi parla di Bitcoin, dalla storia di Bitcoin fino ad oggi, che è fondamentale da capire e studiare, quantomeno memorizzare, per poi andare a comprendere tutte le altcoin, e la playlist copertina verde che ti dà tutta l'infarinatura generale per poi iniziare a fare della pratica. Ma oggi per appunto andiamo a vedere quali sono le 18 domande che ti devi porre prima di scegliere un progetto e dove trovare le risposte. Allora, la prima domanda è: quando è che è nato questo progetto? Perché è nato questo progetto? Quale problematica vuole risolvere all'interno della blockchain, o se vuole risolvere una problematica di connessione tra blockchain e mondo reale, chiamiamolo così? Da chi è composto il team? Quali sono i suoi scopi oltre al problema che vuole risolvere? Perché hanno fatto queste scelte i membri del team all'interno del progetto? Quando c'è stato il minimo storico? Quando c'è stato il massimo storico, quindi il minimo che ha raggiunto il prezzo fino ad oggi e il massimo di valore che ha raggiunto il prezzo di questo progetto fino ad oggi? A quale categoria appartiene il progetto? Smart contract, meme token, DEX, token exchange, valuta, intelligenza artificiale, insomma andare a individuare la categoria. Quali differenze ci sono tra questo progetto e i competitor? Fondamentale in un settore che si evolve così velocemente andare ad analizzare anche sempre i competitor, sia magari quelli più anzianotti, ma soprattutto quelli nuovi che sono usciti, perché magari riescono a risolvere lo stesso problema ma lo fanno più velocemente aggiungendo qualcos'altro. Qual è la total supply del token? Qual è la circulating supply di questo token? Andare a vedere qual è la market cap, dove viene scambiato il token, quali sono le liquidity pool del token, e soprattutto anche andare a vedere un dato che magari non tutti vanno a controllare: quanti holder ha il token nel momento che lo stiamo visionando. Bene, e ora dove trovare però tutte queste risposte? Allora, la cosa principale e fondamentale è andare sul sito del progetto stesso, sia nella home page che va a riassumere un pochino i punti salienti, dovrebbe riassumere i punti salienti di quello che vogliono proporre, ma soprattutto andare in fondo sito o in alto al sito a vedere la sezione documenti dove sono spiegate tutte queste cose, oltre al white paper. Ma normalmente adesso anche nella sezione documenti vengono spiegate nel dettaglio tantissime cose e vi vengono date tantissime risposte alle domande che ci siamo appena fatti, o più semplicemente nei motori di ricerca dedicati alle cripto, che sia CoinMarketCap o CoinGecko. Ad esempio su CoinGecko ho fatto un video dedicato a questi sorta di aggregatori, questa sorta di motore di ricerca per poter andare a scandagliare le criptovalute nel dettaglio. Adesso andiamo a vedere l'usabilità rispetto alle domande che ci siamo posti. Su CoinGecko possiamo trovare tantissime criptovalute, andiamo a scegliere un progetto che ci piace, come ad esempio Chainlink, e da qua, una volta che ci clicchiamo sopra, apriamo la schermata, possiamo trovare tantissime risposte alle domande che ci siamo fatti. Mettiamo eventualmente la traduzione in italiano, andiamo verso il basso e troviamo già al di sotto dei grafici cos'è Chainlink, e ci viene a spiegare in riassunto, ma è fondamentale, quello che rappresenta Chainlink, la breve storia, qual è lo scopo di Chainlink. Vedete che abbiamo già delle risposte alle domande che ci siamo posti, le reti, il token, chi utilizza Chainlink, dove puoi acquistare questo token, qual è il volume giornaliero degli scambi, qual è il massimo storico, qual è il minimo storico, qual è la capitalizzazione, come si confronta il rapporto qualità-prezzo di Chainlink e altre piccole guide. Poi possiamo ritornare sopra e andare a selezionare Tokenomics. Tokenomics è un altro fattore fondamentale, ho fatto un video dedicato al perché è fondamentale per l'appunto l'economia del token per far sì che questo sia ben integrato e possa eventualmente salire di prezzo. Dovete sempre ricordarvi che buon progetto non equivale anche a buon token, in quanto
valore di mercato che possa raggiungere, perché se il token non è integrato nel progetto stesso, non ha uno use case interno e non viene utilizzato proprio per il fattore che il prezzo è dovuto da domanda e offerta, se nessuno di noi lo ritiene utile, anche se il progetto può essere validissimo, ma potrebbe esserlo anche senza il token, se non abbiamo un buon motivo noi per comprarlo perché non è integrato come si deve all'interno del progetto stesso, capite bene che è molto difficile possa salire di valore. Mentre se prendiamo un ottimo progetto dove il token è un token utility, token governance, ma che serve per far funzionare il progetto, serve come motore, ha uno use case particolare, gli utenti, gli sviluppatori, che peraltro andranno a comprare i token, quindi creando una pressione di acquisto, e il prezzo potrebbe salire a mercato, detto proprio in riassunto in modo semplicistico. Tornando anche all'inizio della home page, dove troviamo il nome, cioè il link, il ticker link, la posizione a mercato per capitalizzazione, quindi in 19ª posizione, il valore in questo momento e l'oscillazione di mercato. Possiamo trovare la market cap, anzi troviamo la market cap, ovvero il numero dei token moltiplicato per il valore di ogni singolo token ci va a dare la market cap. Poi abbiamo la fully diluted valuation, che è il numero totale dei token, che non solo quelli in circolazione ma anche quelli che devono ancora uscire, moltiplicato per il prezzo di ogni token. E questo dato è importante per capire le dimensioni del progetto e quanto ancora potrebbe salire. Abbiamo il volume di trading nelle 24 ore, dati sulla supply, ovvero il numero di token in circolazione ora, in totale e massima. La differenza tra totale e massima è che la massima indica quanti token sono stati previsti inizialmente al massimo del codice, la totale invece è la quantità massima meno i token che sono stati bruciati, ad esempio. Più in sotto abbiamo il contratto, lo smart contract, e anche la disponibilità su diverse blockchain, la possibilità di aggiungere la MetaMask o controllarlo su CoinGecko Terminal, sito web, l'Explorer per vedere i token sulla blockchain di riferimento. Poi abbiamo ad esempio i wallet Chalo compatibili, anche se poi in realtà ce ne possono essere anche degli altri, le community su X, su Telegram, per andare a vedere informazioni o discutere con i membri sulla community, la possibilità di andare a fare ricerche su X oppure su GitHub, compatibilità sulle chain di base Ethereum, ma è compatibile anche con 18 altre blockchain. E qua sotto abbiamo la categoria business service, e poi anche racchiusa in altre categorie, perché poi un progetto si può espandere oltre al progetto base, può poi espandere anche in altri obiettivi, in altri settori. La cosa importante, ad esempio, andando sull'Explorer, noi possiamo andare a vedere i token holder, quanti holder ha ad esempio Chainlink, e in questo caso lo vedete esattamente qui, holder. Va da sé che in linea di massima i progetti molto validi che hanno intorno ai 1000 holder, 1500 holder, ha più possibilità eventualmente di una crescita futura durante una bull run. Prendetela sempre con le pinze, ma potrebbe essere anche questo un metodo di valutazione speculativa. Abbiamo poi il range di prezzo nelle 24 ore, nella settimana, l'all time high, quindi il prezzo più alto, il massimo storico, avvenuto di 52,70 euro il 10 maggio 2021, e poi abbiamo il minimo storico 29 novembre 2017 a 0,14 centesimi di dollaro. Liquidity pool dei vari DEX le possiamo vedere sia su DEX Tool oppure cliccando su CoinGecko Terminal. Si apre questa schermata dove andiamo a vedere sempre il link, abbiamo poi riassunti di quello che abbiamo visto prima, con tutti i link per andare ad accedere alle informazioni. Abbiamo le transazioni praticamente in diretta, dove possiamo vedere le vendite oppure gli acquisti, token info, e poi andare a vedere le liquidity pool, ad esempio LINK USDC su Uniswap versione 3, LINK VUET su versione 2, CURVE e altre informazioni, come ad esempio il Gecko Terminal Score 83 su 100. Abbiamo poi Token Security, DeFi Scanner, dei vari report e altre informazioni interessanti che possiamo trovare su questo dato. Eventualmente possiamo andare anche su DEX Tool. Arrivati a questa schermata, torniamo indietro, copiamo il contratto, ritorniamo su DEX Tool, alla base di ricerca andiamo a incollarlo, andiamo a dare invio e vediamo le liquidity pool, dove eventualmente cliccandoci sopra possiamo
avere più dettagli in merito, un po' come stavamo vedendo su Gecko Terminal, possiamo vedere gli acquisti, le vendite, gli audit e altre informazioni. Come avete visto molte volte, senza perderci in un bicchiere d'acqua, le informazioni le troviamo tutte in un unico posto, a parte magari qualche raro caso, però già come avete visto in questo video, andando a scannerizzare CoinGecko, magari anche CoinGecko Terminal, possiamo trovare tantissime informazioni senza andarci a leggere dei mappazzoni di... Riusciamo a trovare nel dettaglio e in breve tutto quello che ci serve per andare ad analizzare un progetto. Ovvio, poi ci vuole tanta esperienza, l'esperienza è dovuta anche a quante volte abbiamo sbagliato. Queste informazioni vanno prese e aggiunte alle nostre intuizioni, come ho appena detto, alla nostra esperienza, perché in base a questo assumono anche un diverso valore. Per me hanno un tot di peso, per voi potrebbero averne altro. Comunque, in linea di massima, queste sono le domande da porci e queste sono le risposte che dobbiamo andare a trovare. Bene, siamo arrivati alla fine di questo contenuto e colgo l'occasione per ringraziare nuovamente tutti gli abbonati al canale, abbonamento da 99 centesimi, che sostengono il mio lavoro di tutti i giorni offrendomi un caffè. Vi ringrazio profondamente di cuore per questo piccolo gesto, ma di grande valore. Noi ci vediamo al prossimo video.